Marco, Marco. Esimio presidente. Ciao Marco. Come stai? Bene, bene, dai. Sai che questa è la mia intervista più difficile di questo Remida. Perché? Beh, insomma, mi cuoti un certo timore. Scherziamo, dai. Come è andata? Male, non sono andato a premio, però ho fatto un buon torneo knockout, anche last change. Sono uscito da tutte e due le parti, 19°, 18°. Non sono arrivato a ITM, quindi direi male. Soprattutto alla scena, ero... è stata una mano sfortunata, perché quello che si è seduto al posto 10, io ero al posto 8, era appena venuto, non doveva neanche giocare. Si è seduto, c'ha KK in mano, io ho 8-8, mandalo lì in colle. E implacabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Se ne poteva stare a casa, che era meglio. Poteva anche stare al tavolo dove era prima, però è così, dai, andata bene, dai. Non è che per caso è colpa delle nuove cuffie che hai sfoggiato? Ma no, ma quale colpa? Non si può vincere sempre, Marco, lo sai. Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Bisogna gioire nella vittoria, bisogna gioire anche quando si perde. Io sono sempre stato tranquillo quando non ho mai dato colpi a nessuno, quindi andiamo avanti. Comunque la vostra piacevole presenza qui è sempre assicurata. E quindi anche nei prossimi eventi ci sarete? Sì, ad aprile noi lo sai che siamo sempre per lo Shark, e la volta scorsa siamo stati in 34, questa volta secondo me la presenza sarà notevole. Ne approfitto per salutare Vincenzo Pezzullo, sua moglie ha partorito appena 3 minuti fa. Bambino di 3 kg da parte nostra, qui mia, di Luigi e di Francesco Zollo e di tutti i soci di Assosole, auguri soprattutto a sua moglie, anche a lui, che sicuramente verrà a Kranjska, quindi prossima settimana, visto che sua moglie ha partorito in anticipo, che doveva partorire il 23, quindi per questo lui non veniva. Però Assosole era anche questo, bisogna rispettare gli impegni, quindi giustamente. Ma è giusto, noi abbiamo fatto in modo di farlo nascere prima. Abbiamo fatto la cena sociale, l'abbiamo fatta correre un po', la moglie abbiamo preparata. A terra riposa le pressioni! Avete sentito? La soffetta per gli avanzoni! Se non ce la fai, hai il permesso di piegare le ginocchia! Ce la faccio benissimo, signore! Abbiamo fatto naturalmente il menù a base di estintore e quindi la signora ha partorito e quindi di conseguenza viene con noi Vincenzo. Sì, anche perché in realtà Vincenzo ha fatto poco, voglio dire. Ma Vincenzo secondo me non ha fatto proprio un cazzo. Rinascerò, certo di montagna. L'unica cosa che ci dispiaceva che Vincenzo non potesse venire a Kranjska, anche perché è un ragazzo che è molto in gamba e ci mancava se nel caso lui non veniva. Beh, speriamo allora che possa fare una dedica immediata al nuovo erede. A questo punto saranno pure delle coincidenze e a questo punto Vincenzo, se va a Kranjska e va a prendere una sponsorizzazione, cioè, è davvero una cosa molto bella. 2012 cioè, col botto. Me lo auguro per lui perché lo merita. Ha attraversato un momento particolare come poker, però adesso sta riprendendo bene, quindi mi fa piacere. Un elemento molto ma molto valido. Bene, vogliamo salutare qualcun altro a casa? Saluto tutti i miei soci al solito di Assosoliera, saluto mia moglie e i miei figli come al solito e ci vediamo ad aprile. Saluto Bin Laden, cioè tu. Con questa intervista che ci fai sempre ci rendi sempre importanti, siete molto simpatici, vi auguro buona serata, noi fra un quarto d'ora devo andare al tavolo televisivo a commentare e andiamo via. Bene. Va bene? Allora, ciao alla prossima. Ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie. Marco.